L'anno scorso abbiamo dedicato la prima edizione del premio a un grandissimo montatore. Quest'anno abbiamo scelto un'altra figura che è altrettanto importante, se non ancora più importante, per la realizzazione di un film, ed è quella del direttore della fotografia. Con un approccio personale e controcorrente, Bigazzi ha rivoluzionato il modo di intendere il lavoro del direttore della fotografia. Poco tempo destinato a posizionare le luci, utilizzo creativo e geniale delle sorgenti luminose naturali, da sempre incollato alla cinepresa per individuare la migliore inquadratura possibile e i più congeniali movimenti di macchina. Privo di qualsiasi atteggiamento reverenziale nei confronti del 35 mm, al contrario, è aperto alla sperimentazione più gioiosa delle inedite possibilità offerte dallo sviluppo della tecnologia di ripresa e di manipolazione dell'immagine. L'estrema versatilità che gli consente di lavorare con registi molto diversi l'uno dall'altro e apparentemente opposti al suo modo di intendere l'approccio al cinema, come nel caso del sorprendente sodalizio con Paolo Sorrentino, si coniuga perfettamente con le doti di velocità, precisione, sprezzo delle regole consolidate, predisposizione ad adattarsi a ogni tipo di budget che Leone ha imposto su tutti come il miglior direttore della fotografia italiana degli ultimi 30 anni. Luca Bigazzi. Un premio così importante per noi per almeno due ragioni. La prima è, come diceva Alberto, che questo premio che si chiama Passion for Film ci permette di veramente rendere omaggio a un talento straordinario che penso che di passione ne abbia dimostrata parecchia, e Campari col suo Red Passion è il brand che segue la passione per eccellenza. Ecco il premio, fotografie di rito, vieni, facciamo la fotografia, accordo, l'accento. In realtà io sono solo un uomo fortunato perché ho lavorato con grandissimi attori, con grandissimi registi, tra cui Paolo, e di questi registi me ne mancano tantissimi due: uno è Abbas Chiarostami e l'altro è Carlo Mazzacurati. Poi sarò brevissimo. Sono fortunato perché ho lavorato sempre con truppe meravigliose, costumisti, macchinisti, elettricisti, operatori, scenografi, scenografi a cui rubo le luci, poi mi danno il merito a me, ma insomma il merito non è mio, il merito è tutto delle troupe che fanno questo lavoro meraviglioso e faticosissimo. Grazie. Grazie, grazie molte. Grazie, buona visione.